Sono le 11, ci troviamo a Caltanissetta, non a Cortina, la città si è risvegliata e imbiancata. Con le immagini del nostro cameraman Danilo Miraglia andiamo a vedere la situazione nella parte alta del viale con diverse macchine in difficoltà. Ci sono in campo i volontari della Protezione Civile, anche i vigili del fuoco che sono qui a due passi e che stanno aiutando quanti si trovano in difficoltà, macchine che incontrano veramente notevoli disagi nel percorrere la strada che porta verso l'ospedale Sant'Elia. Ed è una situazione surreale perché raramente ci è capitato di vedere quello che stiamo osservando questa mattina. Ci sono ovunque macchine ferme con persone alle prese con catene e altro per cercare di muoversi, perché adesso la priorità è quella proprio di muoversi, seppure ad un'andatura lenta, perché le strade sono invase dal ghiaccio, ghiaccio che si è formato proprio nella notte dopo una nevicata che non è durata molto, però che è servita a creare notevoli disagi. E adesso vediamo anche un mezzo dei soccorsi che si trova anche lì in difficoltà perché deve scendere dalla strada e non riesce a trovare l'andatura giusta per evitare di scivolare. È una situazione, dicevamo, difficile da commentare perché anche quanti sono alle prese con questi problemi hanno poca voglia di parlare. C'è malumore, comprensibile malumore, perché molti non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro, altri sono rimasti impelagati in una situazione veramente difficile. E ancora, le nostre immagini testimoniano quello che sta succedendo in questa parte della città, con i vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di soccorso agli automobilisti. Ecco, vedete sullo sfondo diversi operatori che danno dei consigli a quanti devono percorrere questa zona di Caltanissetta che al momento è veramente difficile da percorrere. Beh, sicuramente la maggiore necessità è quella dell'ingombro stradale, quindi stiamo operando per poter permettere ai mezzi di soccorso di poter accedere in qualsiasi punto della cittadinanza e quindi cerchiamo di mantenere l'asse viario libero da ingombri stradali, autovetture che hanno urtato accidentalmente l'una con l'altra. Il consiglio che ci possiamo permettere di dare alla cittadinanza è quello che, se non c'è una necessità impellente, è quella di rimanere proprio a casa, evitare di mettersi in strada e quindi creare ulteriori ingombri. Questo ci facilita a noi operatori del soccorso, personale sanitario, forze dell'ordine, di poter, come dire, accedere laddove i normali mezzi, senza magari mezzi di protezione quali possono essere le catene, possono andare. Ci sono diverse zone della città interessate da questo fenomeno, stamani abbiamo realizzato immagini in più zone di Caltanissetta, possiamo fare una mappatura, quali sono le zone a rischio veramente? Beh, sicuramente le zone a rischio sono la cintura di Caltanissetta, laddove c'è la presenza di viadotti, la strada statale 626 per esempio è un nodo cruciale, tant'è che i mezzi chiaramente in discesa per le forti pendenze della strada cercano di, come dire, di mettersi di traverso e quindi questo crea un ulteriore blocco. Poi i nostri interventi si sono, come dire, concentrati a liberare quelli che sono gli accessi della struttura sanitaria, il Sant'Elia, e le strutture, diciamo, dove sono operanti le ambulanze del 118, proprio per permettere un eventuale intervento di soccorso tecnico urgente agli operatori del soccorso e raggiungere la cittadinanza. La situazione potrebbe rimanere critica anche questa sera, proprio in concomitanza con diverse partenze, parecchi nisseni andranno fuori per festeggiare il Capodanno. Diciamo che se le condizioni atmosferiche non ci aiutano e quindi continua a imperversare questo stato di temperatura bassa, sicuramente questo contribuirà notevolmente ad aumentare le problematiche dovute alla presenza di ghiaccio su strada e quindi è consigliabile che i cittadini, laddove, ripeto, non abbiano proprio ulteriori e impellenti necessità, rimangano a casa o comunque escano a piedi.
Gira così, gira così. Piano, ma siamo piano.